Un saluto ai telespettatori, ci ritroviamo dopo tanto tempo. Abbiamo oggi un servizio molto impegnativo, lo vedete già dalle immagini degli schermi alle mie spalle, che riguarda l'Agenzia delle Entrate, riguarda l'accesso degli atti privati, insomma riguarda una truffa molto grossa, estesa forse in tutta Italia, e c'è un signore che si deve camuffare per parlare con noi. Perché questo accorgimento, signor X? Sì, buonasera a tutti. Io mi presento qui perché sono stato oggetto di un accesso indebito all'Agenzia delle Entrate in cui è stato sottratto il mio documento unico sulla dichiarazione dei redditi. Questo ha comportato che durante un processo per la separazione questo documento sia emerso. Mi sono accorto perché nel documento appariva il codice fiscale dell'interrogante, ossia nel momento in cui noi chiediamo la nostra dichiarazione dei redditi, la chiediamo direttamente o attraverso qualche nostro incaricato o anche all'Agenzia delle Entrate, l'accesso viene registrato e viene registrato con il codice fiscale di chi accede. Io mi sono trovato la dichiarazione dei redditi in un processo di separazione e mi sono accorto che laddove ci doveva essere il codice fiscale, in realtà c'era un sbiancamento. E quindi era stato evidente che il mio documento era stato sottratto indebitamente. Facciamo capire qualcosa ai nostri telespettatori. È stato fatto un processo da questa sua scoperta, è stata poi fatta una denuncia ed un processo, ed un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Napoli è andato sotto processo e è stato condannato. Ecco, può sintetizzare un po' tutto quanto è scaduto e poi magari entriamo nel dettaglio. Sì, quello che è successo è che in base a questa mia scoperta ho provveduto a fare una denuncia alle autorità competenti. Queste hanno attivato una serie di indagini, dapprima l'Agenzia delle Entrate con un'indagine interna e poi quindi la Procura della Repubblica di Napoli, ed è stato scoperto che questo funzionario, probabilmente l'ultima ruota del carro, la punta dell'iceberg, aveva fatto un accesso in debito su circa 9.000 contribuenti, quindi 9.000 persone sono state violate nella loro privacy. Perché questo? Perché poi tutta la documentazione con molta probabilità viene utilizzata in varie situazioni da professionisti. Vogliamo un po' spiegare cosa succede? Nel senso che quando si va al processo, ovviamente la controparte può richiedere la documentazione, ma dopo, durante il processo, quindi mette, diciamo, in grande difficoltà la controparte, perché se si fa un accesso illegale e si hanno delle documentazioni, non solo si fa un reato, ma evidentemente si mette in grande difficoltà. Avete scoperto che c'è una società che fa questo di mestiere. Quello che accade è che nella sostanza, quando ci sono delle vertenze, quindi dei processi per delle separazioni, per delle semplici separazioni o anche processi più complicati, di carri civili o di quant'altro, ci possono essere delle situazioni in cui la parte avversa ha già in mano le nostre carte, quindi avendo già in mano la dichiarazione di redditi, redditi percepiti, i vari versamenti fatti, quando ci si siede al tavolo di una trattativa, nella sostanza la parte avversa conosca già dove dover andare. Quello che sembra che accada è che esiste una società che fa da intermediatore con alcuni professionisti, trovandosi in grado ed essendo in grado di fornire a questi professionisti tutti gli elementi che sono indispensabili. Questa società ha un listino prezzi e questo listino prezzi non è evidente, non è evidenziato su internet, ma è consegnato comunque a questi professionisti e quindi la sottrazione di una dichiarazione dei redditi costa circa 175 euro, ma possiamo addirittura arrivare anche ad avere in mano il conto corrente con la giacenza. Quindi, dottor Fabrucci, io potrei essere in grado di sapere esattamente quanti soldi ha lei sul conto corrente, questo elemento
diventa determinante per capire come fare una trattativa, ma potrei anche sapere esattamente che cosa guadagna, per, poter avere tutti quegli elementi che mi interessano. Quindi anche in caso semplicemente di un'assunzione, se chi deve assumere qualcuno vede il reddito, evidentemente lo stipendio che gli offre sarà quello in base al reddito che ha visto attraverso queste carte che è riuscito a ricevere. Sì, esattamente, questo è quello che accade. Quindi questa violazione dei dati sensibili che poi vengono utilizzati generano tutta una serie di problemi. Nelle cause di separazione, ovviamente tenendo conto anche che ci sono molto spesso dei figli che andrebbero tutelati, questi fanno vincere molto più facilmente parte avversa che possono avere in mano quindi degli elementi, decidere degli assegni. In altre situazioni ci possiamo trovare addirittura a non arrivare nemmeno ad una causa giudiziaria perché le trattative possono avvenire prima. Nel caso di assunzioni, come ha ben detto lei, può accadere che una persona possa valere tot e in realtà sia tot meno X perché sapendo esattamente cosa questa persona percepisce come reddito nella precedente azienda, possiamo giocare a qualcosina di più senza dargli quello che serve. Lei può fare anche un esempio riguardo, non so, trattative tra aziende? Io devo dire quello che ho conosciuto in tutto questo periodo è che so che ci sono diverse anche aziende, ci sono diverse farmacie che sono state soggette a questa sottrazione indebita. E so che ci sono stati dei dirigenti che sono usciti da un'azienda e sono andati in un'altra. La cosa simpatica è che sono due persone che lavoravano nella stessa azienda che sono uscite, che sono andate in un'altra azienda. Ho avuto modo di parlare con uno di loro, ovviamente per questioni di riservatezza loro non mi hanno detto se la trattativa era stata a rialzo o a ribasso. Ho segnalato loro questo aspetto, ma devo dire non ho contezza di che cosa sia accaduto. Immagino che nella fattispecie di queste due persone sia accaduto esattamente così. Così come immagino altre situazioni che io ho saputo, che una persona che è andata incontro ad una separazione si è vista convocare dall'avvocato di parte avversa. E in questa convocazione gli erano stati evidenziati i redditi da lui percepiti e quindi ha trattato immediatamente senza arrivare ad un giudizio. Certo, e ne ha parlato i giornali locali, le vediamo qui nello schermo alla mia destra, il Corriere della Sera, l'inserto di Brescia, così come Panorama, addirittura ha fatto un servizio con 3 pagine. In sintesi, qual è stato il punto più forte? Perché lì, leggendo Panorama, si apprende anche cioè, che ci sono stati degli interventi a livello parlamentare e a livello alto, istituzionale, così. Sì, a livello parlamentare la commissione bicamerale di indagine sull'anagrafe tributaria ha aperto un'inchiesta e sta compiendo delle audizioni. Io credo che questo sia un elemento molto preoccupante perché certamente genera una violenza. La violenza non è solo quella che noi leggiamo quotidianamente, la violenza è anche questa, la violenza è avere sottratta la propria dichiarazione dei redditi. La violenza è trovarsi in una situazione che diventa molto più importante di quella che tu immaginavi. La violenza è anche subire una trattativa a ribasso durante una fase della ricerca di un nuovo lavoro. La violenza è quella di subire questi aspetti in una fase di separazione che diventa molto delicata. Quella del mio caso è un caso molto particolare. Spero che non se ne verifichino più di altre. Devo dire che la mia situazione l'ho sottoposta anche nel corso di dibattimenti ai giudici, ad un giudice in particolare, questo giudice che adesso credo che non lavori più nel tribunale in cui era venuto perché credo che sia andato in pensione, mi aveva sbeffeggiato rispondendo che sostanzialmente era una cosa inutile quella che io avevo osservato.
pur avendo osservato a questo giudice che nel frattempo il procedimento in un'altra sede stava andando avanti. Quindi diciamo che non ha ricevuto il supporto che si aspettava dalle istituzioni. Il supporto delle istituzioni in parte sì, devo dire molto probabilmente qua si apre una parte anche molto delicata. Nella fase conclusiva di questo processo che è accaduto a Napoli, di cui io ho contezza, il giudice sostiene che molto probabilmente ci sono altri attori oltre a quel dirigente dell'Agenzia delle Entrate. La cosa che mi domando è come mai durante la fase istruttoria non si è voluto approfondire questo aspetto e andare a capire perché diventa difficile che un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che magari può essere stato mosso da alcuni bisogni non giustificati, ma in qualche maniera comprensibili, faccia 18.000 accessi su 9.000 contribuenti senza che vi siano uno o più mandanti. Certamente vi sono dei mandanti e questi mandanti sarebbe opportuno che venissero portati, venissero smascherati, perché questo non è un buon segnale per nessuno di noi, non è un buon segnale per ognuno di noi che ci può ascoltare, perché ognuno di noi potrebbe essere stato sottoposto a questo accesso illecito dei nostri dati sensibili. Senta, il nostro tempo sta per scadere. Come vuol concludere questo incontro? Io spero che questa inchiesta che sta conducendo la Commissione bicamerale porti a qualcosa. Spero che anche questa nostra intervista, questo spazio che gentilmente lei mi ha concesso, possa in qualche maniera solleticare le autorità competenti perché si possa approfondire, andare incontro e arrivare alla fine di questi aspetti che sono molto importanti. Se ci sono dei provvedimenti di legge da prendere, questo non lo so. Immagino che sia sempre molto difficile riuscire a controllare questa fuoriuscita di dati sensibili perché ne siamo ogni giorno a conoscenza. Credo però che si debba fare qualcosa perché la vita delle persone non può costare 175 euro. Una volta si diceva che la vita delle persone costava quanto una pallottola, oggi grazie al cielo non si spara più, si possono usare però questi strumenti che forse in qualche maniera possono uccidere ancora di più una persona rispetto ad un'arma vera. Avete sentito le ultime parole? Parlano di una vita. Sono situazioni gravissime che possono avere sconvolgere una vita completamente, grazie a qualcuno che capta, prende dei dati sensibili e li dà ad una controparte che poi li usa contro le persone. E naturalmente noi ci troviamo sul canale 87 di Videostar, come al solito. Grazie e arrivederci.